Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Ebbene sì, dopo agosto, dopo questo mese di pausa che mi sono presa, finalmente posso tornare sul canale per continuare a parlare di libri e portarvi tanti nuovi contenuti. Inizio però questo mese parlandovi ovviamente di libri e di letture, le letture che ho fatto durante l'estate. Quest'estate è stato un periodo molto particolare per le letture, perché ci sono stati 2 mesi in cui non ho letto quasi niente, giugno e luglio, avevo una profonda crisi del lettore, ma soprattutto, se avete visto anche i miei book vlog, lo sapete, ho avuto un sacco di spettacoli, quindi avevo un sacco di prove, la sera ero sempre impegnata, ero tesa, piena di pensieri e questo ovviamente mi ha portata a leggere molto meno, la sera ero stanca, avevo voglia di dormire e quindi insomma ho letto poco. In compenso ho recuperato ad agosto, perché comunque essermi presa questo mese di relax, sono andata in vacanza, avevo 2 settimane di ferie, insomma mi ha permesso di ricalibrare un po' la mia vita, di riequilibrarmi e quindi ho letto veramente tanto. Vi parlerò quindi delle letture che ho fatto durante tutta l'estate e dividerò questo video in 2 parti, perché altrimenti insomma fare un video troppo lungo e voglio cercare di fare video un po' più brevi. Quindi basta con le premesse, cominciamo subito. I libri di cui vi parlerò vanno totalmente in ordine sparso, alcuni li ho letti prima, alcuni dopo, comunque vado a come li trovo qui accanto a me. Il primo di cui vi parlo è La ragazza ideale di Claire Douglas. Allora, questo libro l'ho portato in vacanza ad agosto e l'ho letto praticamente in 3 giorni. Si parla in questo libro di una giovane coppia che a seguito di un brutto incidente, che una brutta esperienza che ha vissuto la moglie, decidono insomma di prendersi una pausa e approfittare di una richiesta che gli viene fatta. Una coppia che ha una casa meravigliosa in Cornovaglia ha bisogno di un appartamento nella città dove vivono loro, che se non erro è Bath, per stare vicino all'ospedale perché la loro figlia si deve operare. Chiedono quindi alla coppia di poter fare uno scambio di case e loro accettano proprio per prendersi una settimana di relax. Vanno in questa casa meravigliosa, enorme, in Cornovaglia e qui cominciano a succedere delle cose molto strane. I due si sentono osservati, vedono delle cose che vengono spostate in casa nei momenti in cui loro non ci sono e soprattutto le sorprese non finiscono durante questa settimana in Cornovaglia, ma continuano anche nella loro casa quando tornano insomma nel loro appartamento. Ovviamente non posso dirvi altro perché è un giallo e quindi il bello dei gialli è il fatto che non si possano ovviamente spoilerare i particolari. Il libro mi ha presa tantissimo, anche se mi ha ricordato un po' La moglie perfetta, per esempio, comunque altri libri che ho letto su questo genere, nel senso che è un libro che prende moltissimo e punta tutto sulla velocità, sul dare informazioni, far accadere le cose a una velocità molto rapida, in modo che il lettore abbia voglia di andare avanti il più in fretta possibile. Questo a scapito di cosa? A scapito un po' della psicologia dei personaggi. Questo è quello che ricordo anche in altri libri che ho letto di questo genere. Si leggono super velocemente perché sono molto intriganti e molto coinvolgenti, però c'è poco, secondo me, approfondimento dal punto di vista psicologico. Una cosa che invece magari a me piace leggere, ecco, nei gialli mi piace capire perché i cattivi si comportano così e vedere coerenza e insomma capire le motivazioni anche delle scelte dei buoni. Quindi insomma, a parte questo difetto, il libro si legge, come ho detto, che è una meraviglia, ci sono un sacco di segreti, un sacco di colpi di scena che devono essere scoperti, quindi io ve lo consiglio. Secondo libro del quale vi parlo è La macchina della felicità di Katie Williams. Questo libro purtroppo non mi è piaciuto molto, è uno dei libri che mi ha fatta anche bloccare, nel senso che ho impiegato veramente tantissimo tempo per finirlo, perché insomma non mi aveva coinvolta per niente. Diciamo che la trama era anche carina, la macchina della felicità è una macchina che esiste davvero in questo futuro ipotetico descritto all'interno di questo libro. Che cos'è? È semplicemente una macchina che attraverso il DNA o comunque con un po' di saliva riesce a dare una lista di cose che una persona deve fare per trovare la felicità.
Quindi che sia dalle cose più semplici come mangiare del miele, oppure mangiare mandarini, oppure andare in un determinato posto o entrare a far parte di una religione, eccetera, ci sono anche delle cose molto più bizzarre come lascia tua moglie, nonostante magari la coppia andasse perfettamente d'accordo, oppure tagliati un dito. Quindi le cose veramente più bizzarre. Fatto sta che la macchina della felicità riscontrava praticamente un 100% di successo quando le persone seguono i suoi consigli, diventano effettivamente più felici. La storia è raccontata quasi tutta dal punto di vista di una donna che è rappresentante di questa ditta che ha creato la macchina della felicità, la quale è separata nonostante sia ancora innamorata dell'ex marito e ha un figlio che ha sofferto e sta uscendo ora da una profonda anoressia. In realtà lei entra in contatto anche con altri personaggi, alcuni capitoli sono visti dal punto di vista degli altri. Che cos'è che non mi è piaciuto? Non mi è piaciuto prima di tutto il fatto che questo futuro ipotetico non venga assolutamente spiegato al lettore. Siamo immersi al suo interno come se questa fosse la nostra quotidianità. Altra cosa che non mi è piaciuta è il fatto che i personaggi sono veramente molto strani, tanto strani che non riusciamo a provare empatia per loro, comunque io non sono riuscita a capirli pienamente. Inoltre hanno tutti un passato molto particolare alle spalle che li porta a comportarsi in una determinata maniera anche nei confronti degli altri personaggi, ma queste motivazioni non vengono scandagliate fino in fondo. Quindi insomma mi è sembrato un libro con una buona base ma che in realtà non è riuscito a prendermi e che forse era un po' incompleto sia dal punto di vista del diciamo del background dei personaggi, quindi la loro psicologia, il loro essere, il loro modo di agire, ma anche proprio come ambientazione. Altro libro che ho letto quest'estate, o meglio l'ho ascoltato quest'estate, è stato Notre Dame di Ken Follett, quindi non il classico di Victor Hugo che tra parentesi ho già letto. Infatti ho ascoltato questo audiolibro, in tutta l'estate ho ascoltato due audiolibri, quindi uno di questi era appunto Notre Dame, perché avevo scoperto che Ken Follett aveva dedicato un libro a questa meravigliosa cattedrale dopo l'evento dell'incendio al suo interno, insomma, che voi tutti conoscete. Praticamente è stato proposto a Ken Follett dal suo editore francese di scrivere qualcosa su Notre Dame, dato che lui ha fatto numerose ricerche sulle cattedrali, quindi è un grande appassionato, un grande conoscitore delle cattedrali per la trilogia di Pilastri della Terra, e quindi sembrava la persona adatta per poterne parlare, e tutti i proventi, tutti i diritti d'autore insomma sarebbero andati poi alla chiesa per la sua ricostruzione. È un libretto veramente molto piccolo, l'ho visto anche dal vivo in libreria, quindi è un librettino, infatti l'ho ascoltato veramente, mi pare che l'audiolibro duri tipo 80 minuti, quindi una cosa molto breve, dove lui semplicemente ricostruisce la storia di Notre Dame, racconta perché sta scrivendo quel libro e racconta ovviamente tutto quello che c'è dietro la sua costruzione, quindi l'idea, le modifiche che sono state fatte negli anni, chi ci ha lavorato e diciamo per cosa è stata utilizzata la chiesa, chi ci è stato incoronato, quali sono stati gli eventi più importanti che si sono svolti al suo interno fino ad arrivare al giorno d'oggi. Non c'è molto da dire su questo libro, in realtà è semplicemente appunto una narrazione più che altro storica. Anche in questo caso si percepisce forte l'amore di Ken Follett per le cattedrali, la sua attenzione ai dettagli, e sentirla raccontare fa venire ancora più voglia di andare a visitarla e di conoscere sempre nuovi particolari. Io ve lo consiglio, soprattutto se siete abbonati a Audible o a Storytel, sicuramente è un ascolto interessante. L'ultimo libro di cui vi parlo oggi, in realtà vi do soltanto un accenno perché lo conto tra le letture dell'estate, dato che l'ho finito a giugno, anche se in realtà l'ho cominciato 3 mesi prima, e sto parlando di Via col Vento, che al contrario, eccolo qua, Via col Vento, io ho questa edizione super vecchia. Allora, ho fatto un GDL su Via col Vento durante tutta la primavera, quindi se siete interessati ad avere una recensione molto più approfondita, vi suggerisco di andare a ritrovare i miei video dedicati al GDL. Ovviamente però, come ho detto, vi dico proprio due parole per chi non avesse voglia di vedersi dei video dedicati, perché appunto l'ho finito a giugno. Il libro mi è strapiaciuto, come è piaciuto a tutti coloro che hanno partecipato al gruppo di letture, sono molto felice di questo. La storia è quella di Rossella O'Hara, una protagonista molto particolare che vive la sua vita a cavallo insomma della guerra di secessione americana. Quindi il libro
comincia poco prima dello scoppio della guerra e termina alcuni anni dopo. Vediamo appunto una protagonista molto molto particolare. Perché? Perché è una protagonista per molti versi negativa, profondamente egoista, una persona che pensa solo a se stessa, incapace di rendersi conto dei sentimenti degli altri, incapace di essere grata per le fortune che la vita gli ha dato. È una donna che ha vissuto in grande ricchezza e che si trova a vivere in povertà, che non accetta questa condizione, che lotta con le unghie e coi denti per riuscire a ritrovare la passata agiatezza. Ovviamente intorno a lei si muovono tanti personaggi, abbiamo Ashley, abbiamo Melania, abbiamo Rhett, personaggi che ci hanno fatti emozionare perché sono pieni di sfaccettature, personaggi con i loro pregi e i loro difetti, ma ognuno caratterizzato in maniera splendida, spettacolare. Ho trovato la protagonista meravigliosa perché mi piace quando i protagonisti non sono le protagoniste in questo caso non sono delle vere e proprie eroine, ma sono gente come noi, gente anche con difetti, che è capace di sbagliare, a volte di capire che ha sbagliato, altre volte no, e continuare per la propria strada. E questo è il bello, quando si vede la realtà. Non so se sentite questi rumori, comunque sta venendo il diluvio universale e ci sono un sacco di tuoni comunque. Quindi insomma, il libro mi è piaciuto veramente veramente tanto, il finale è veramente sorprendente e toccante, gli eventi che vengono raccontati all'interno di questo libro danno un quadro storico molto dettagliato. È ovvio che se mi mettessi a parlare di tutto quello che accade probabilmente non finirei più. Vi dico soltanto che amerete tutto, dalle descrizioni ai luoghi, ai protagonisti, agli avvenimenti, ai colpi di scena. Un libro meraviglioso. Bene ragazzi, il primo video delle letture dell'estate finisce qui. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video con la seconda parte. Intanto fatemi sapere cosa pensate dei libri dei quali vi ho parlato. A presto, ciao!